Questo ci invita a rispettare la dignità di ogni persona. È stato celebrato al Duomo di Fano il precetto pasquale Interforze. La messa è stata officiata da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Andreozzi e concelebrata dal cappellano militare del 28° Reggimento Pavia, alla presenza di amministratori e autorità civili e militari. Credo che questa giornata ci aiuti a preparare bene la Pasqua, ma soprattutto a ritrovare dalla Pasqua in ognuno di noi una sorgente di spiritualità, ma anche di coraggio, di speranza e di forza per portare avanti la missione che la vita ci assegna, una missione che ci aiuta a parlare o che ci chiede di parlare di pace, di amore, ci chiede di riconoscere in ogni persona la dignità dei figli di Dio. Ecco, questa occasione oggi è stata preziosa proprio per ridare fiducia ad ognuno e per sostenerci gli uni gli altri nell'amicizia, nella preghiera e nella invocazione rivolta verso il cielo, verso l'alto, verso Dio. Oggi ci siamo incontrati con le forze di sicurezza, istituzioni, intorno insieme con il Vescovo di Fano per celebrare quello che una volta era chiamato il precetto pasquale, perché almeno è un momento in cui ci si incontra, si vive insieme una preparazione più intensa per la festa della Pasqua. L'abbiamo fatto insieme al Vescovo, perché è il pastore di questa diocesi, e poi per lui in particolar modo con Monsignor Andreozzi è anche la prima volta che lo fa. Il significato vero di questo appuntamento è quello di prepararsi per la festa della Pasqua. Questo è il significato vero. Come dicevo all'inizio della celebrazione, insieme al Vescovo lui ci guida a vivere bene il mistero pasquale, il mistero della Pasqua di Cristo.